riceve Visconti, poi l'attacco di Mariotti, ci arriva Barbagallo, poi Bortoli per l'attacco di Mason, muro fuori, e si chiude qui, 15-8 il Cederato, c'è il tie-break. Con coach Luca Paniconi commentiamo questa partita giocata dalla sua Macerata qui a Soverato, una sconfitta 3-2, un punto conquistato e direi anche una buona prestazione della sua squadra. Sì, siamo partiti molto bene, peccato per come ci siamo disuniti un po' nel terzo set e il finale rocambolesco del secondo. E poi nel quinto abbiamo avuto un piccolo infortunio con Renieri e quindi abbiamo dovuto cambiare assetto e abbiamo fatto fatica. Credo che le ragazze abbiano messo molto impegno in questa prestazione, peccato perché saremmo voluti uscire con una vittoria. Al di là probabilmente anche di un calo fisiologico che c'è stato nel tiebreak, qualche errore di troppo, possiamo dire che comunque è una squadra che per larghi tratti della gara è stata sempre molto concentrata nella partita. Questo è un aspetto importante anche in ottica futura. Sì, sì, sicuramente. La squadra mentalmente c'è stata. Forse abbiamo commesso qualche errore, qualche momento di scarsa decisione che poteva essere anche determinante, però da questo punto di vista non c'è tanto da rimproverare alle ragazze. È un peccato perché fatto quel primo set bisognava ripartire con grandissima determinazione, perché la partita poteva prendere una piega, non ci siamo riusciti, anche merito del Soverato ovviamente. Obiettivi per questo campionato? Siamo solo all'inizio, voi tra l'altro avete giocato 3 partite perché avete già osservato il proprio turno di riposo, un campionato che però già dall'inizio si vede che è abbastanza equilibrato e difficile. È moltissimo equilibrato, quindi noi speriamo di poterci avvicinare alla zona playoff, quindi questo è il nostro obiettivo. Adesso abbiamo avuto qualche piccolo infortunio in serie e speriamo di risolverlo e di ripartire con determinazione. Comunque siamo fiduciosi. Una delle principali protagoniste della vittoria della Volley Soverato è Alice Barbagallo, una vittoria sofferta, intensa e forse per questo anche più bella, prima vittoria casalinga al termine di una autentica battaglia sportiva, se così si può dire. Sì, diciamo che serviva tantissimo soprattutto a noi per rompere il ghiaccio e soprattutto portare ai nostri tifosi una prima vittoria che era fondamentale tra le mura di casa, ecco. E siamo tanto positive, ci alleniamo bene durante la settimana, quindi sappiamo su cosa dobbiamo lavorare e un po' più di leggerezza farà tanto bene a questa squadra, perché diamo tanto e quindi porterà a qualcosa, avrà i suoi frutti. Abbiamo visto anche oggi nell'arco della stessa gara un rendimento in parte altalenante, come era successo nelle precedenti prestazioni. Questa volta però siete stati bravi a rimanere con la testa nella partita, a reagire ai parziali persi, poi nel tiebreak avete dimostrato grande lucidità. Sì, diciamo che è tutto circoscritto a quella che sarà la nostra crescita, che comunque c'è da tener conto che siamo una squadra giovane, quindi lavorando su questo faremo risultato e porteremo a casa dei risultati veritieri e non bugiardi, perché diamo sempre tantissimo. 4 partite sono poche per dare un'idea su questo campionato, ma possiamo dire sicuramente che è un campionato molto equilibrato, dove veramente in ogni partita bisogna dare il massimo, altrimenti si rischia di fare anche brutte figure. Sì, esatto, devo dire che il campionato, cioè le squadre sono molto equilibrate, quindi nessuno regala niente, ci sarà da lottare con le unghie dal primo all'ultimo punto. Speriamo di farlo noi e di raggiungere una certa costanza che ci farà divertire ancora di più.